ricercatrice e un dottorato in criminologia all'Università di Leuven. Grazie per stare con noi questa sera. Grazie e buonasera. Allora, lei ha parte della sua famiglia in Afghanistan. Che notizie ha sul territorio, dal territorio? Purtroppo la situazione attuale è molto fragile, sia dal punto di vista di sicurezza che politica. Vediamo una campagna di attacchi mirati e con i bombi, ma anche altri modi di omicidi contro i giornalisti e attivisti per i diritti umani, la società civile, le donne. Per esempio, alcuni giorni fa hanno ucciso due donne giudici della Corte Suprema e anche funzionari civili del governo. E questo soprattutto è peggiorato dopo quando ha cominciato i negoziati tra i talebani e il governo afghano. Dal punto di vista politica, questo governo afghano non ha molto controllo su molto territorio del paese. È un governo molto diviso, c'è una grande tensione per esempio in questo momento tra il Parlamento e il gabinetto. È un governo che non è molto legittimo perché è stato eletto con solo 1 milione di voti da una popolazione di 30 milioni. È basato solo su una corruzione radicata e sistematica che va di pari passo con impunità. E devo dire che c'è anche una grande responsabilità della comunità internazionale, perché con tutti i fondi e aiuti internazionali che sono arrivati in Afghanistan in quantità enorme, soprattutto per i settori di sicurezza, e in un paese povero e senza istituzioni, purtroppo hanno contribuito molto anche loro per adesso avere questa corruzione molto radicata. Come vengono, e anche l'impunità. Come vengono percepiti dagli afghani i negoziati in corso a Doha? All'inizio c'era un po' di speranza tra gli afghani, comunque c'erano anche molto opinioni scettici, perché gli afghani hanno visto durante questi anni della guerra diverse fasi, in diverse periodi di negoziati o cosiddette peace agreement o d'accordi di pace, che non hanno funzionato, non hanno risultato in pace. Quindi anche questa volta, e soprattutto quando hanno cominciato i negoziati, abbiamo visto che la situazione è proprio stato peggiorato e sta peggiorando ogni giorno, e purtroppo siamo testimoni di un'altra ondata di fuga di cervelli. Soprattutto i giornalisti, gli attivisti di diritti umani, di società civile, lasciano il paese. Chi può lascia il paese. E questa è una grande perdita per il paese, ma anche c'è una grande paura del ritorno dei talebani, perché molte donne, soprattutto e giovani, perché Afghanistan è un paese molto molto giovane, hanno paura di perdere i diritti che hanno guadagnato durante questi anni, con un grande sacrificio. E per quanto riguarda invece la condizione delle donne, c'è stato un miglioramento negli ultimi anni oppure no? C'è stato un miglioramento di sicuro, soprattutto in paragone con gli anni sotto i talebani. Per esempio, le donne hanno diritti di studiare, di lavorare, sono presenti in politica, in cultura, in vita sociale, in sport,
Ma devo anche dire che con tutti i fondi che sono arrivati sotto il nome del Women Empowerment in Afghanistan, non ha cambiato molto, forse in modo radicalmente, soprattutto la situazione delle donne in parte rurale dell'Afghanistan. Ma c'è questa paura di perdere anche quello che hanno guadagnato. Grazie mille, Huma Said, ricercatrice Università di Leuven, ricordiamo anche esperta di giustizia in transizione e consulente.